chiesi a Francesca di mandarmi la richiesta di partecipazione. Nel frattempo sono arrivati gli saluti di tutti quanti. Siamo arrivati al settimo appuntamento di incontri di Montagna Home Edition. Francesca è arrivata, la nostra ospite. Tempo, vi dico che la nostra ospite è Francesca Buoninconti. Ciao Francesca, ben Ciao, arrivata. ciao, Molte grazie grazie a di voi essere per qui. l'invito. Grazie, grazie Grazie. davvero. Come stai? Tutto bene, grazie, spero anche Ok. voi. Sì, tutto bene. Teniamo un po' duro, ci teniamo impegnati con questi incontri. Per noi è un Sì. grandissimo onore averti qui. Tu sei una naturalista, giornalista, scrittrice, autrice di Senza Confini, che facciamo vedere immediatamente perché è un libricino veramente delizioso, poi ne parleremo più avanti. Poi sei una divulgatrice scientifica, un bellissimo profilo Instagram che io seguo da sempre, così Grazie. mi tengo un po' aggiornata. E volevo cominciare con te proprio da questo. Dal tuo essere divulgatrice scientifica, e che ruolo ha adesso in questo momento storico la divulgazione scientifica? Ma in questo momento diciamo che sono vari anni in generale che fortunatamente c'è un po' più di attenzione alla scienza da parte, per così dire, del grande pubblico, no? In questo momento molto difficile che stiamo vivendo, di questa pandemia ovviamente che ha coinvolto tutti, credo che la scienza possa aiutarci a fronteggiare l'incertezza, no? Ci troviamo spesso davanti a tante domande che non hanno ancora, no? Una risposta. E noi siamo abituati spesso ad avere risposte molto semplici, sì, no, devi fare così, devi fare colà. Invece in questo caso stiamo vedendo che innanzitutto stiamo assistendo al processo proprio di costruzione delle conoscenze scientifiche, perché questo virus fino a qualche mese fa non lo conoscevamo, conoscevamo per così dire dei suoi parenti, quindi diciamo, dei virus molto simili. Che magari avevano anche degli effetti molto simili, però ecco, questo in particolare lo stiamo studiando adesso. Quindi, da un lato, noi tutti cittadini vediamo pian piano come gli scienziati stanno accumulando conoscenze su questo virus, come in che direzione si stanno muovendo. Certo è che ovviamente ci sono anche tanti, magari anche sindaci o persone, diciamo, vari politici che ovviamente hanno offerto immediatamente delle soluzioni, per così dire, un po' più semplici, dal disinfettare le strade al indossiamo la mascherina sempre e comunque, mentre magari, per dirne una, è la distanza quello che davvero ci protegge, no? L'isolamento sociale. E, in questo senso il divulgatore scientifico, i divulgatori scientifici, perché fortunatamente siamo un bel po', stiamo cercando appunto di ricordare, no, a chi magari ci guarda, a chi ci ascolta, a chi ci legge su Instagram o su altri social, di guardare sempre l'insieme, quindi di non focalizzarsi su quella risposta semplice, ma di allargare, per così dire, lo sguardo e appunto valutare la complessità, perché purtroppo la realtà è fatta di più sfaccettature e soltanto appunto cercando di guardarla tutte quante insieme possiamo anche affrontare quell'incertezza, no? Quel punto di domanda che ancora c'è e che magari ci destabilizzano ancora un po', anche perché poi si tratta della nostra salute, della salute dei nostri cari, del nostro lavoro, insomma, tantissime persone nel settore culturale, turistico, ovviamente stanno patendo di più. Però ecco, insomma, purtroppo. C'è da dire che molti scienziati non sono bravi divulgatori e molti divulgatori, cioè, veicolano un po' il No, beh, messaggio. esatto, infatti, giustamente lo scienziato è scienziato, Fa deve il saper suo. far bene il suo lavoro, quindi che significa mettersi magari in laboratorio piuttosto che, non so, magari se è un naturalista farà monitoraggi, no? E il divulgatore non sarebbe magari in grado di fare questo. Però il divulgatore è una persona che sa perfettamente come funziona il metodo scientifico, quindi è in grado di leggere un paper in inglese, di comprenderlo. Ti dico di più, di solito ovviamente noi scriviamo, leggiamo e divulghiamo quello più o meno in cui diciamo, siamo laureati o comunque quello che abbiamo studiato. Io magari non scrivo mai di astrofisica, no? Perché sono insomma, comunque ho fatto scienze naturali e
E quindi, insomma, di solito anche questo, no, aiuta una corretta comunicazione, cioè quello, avere un background abbastanza solido, quindi io riesco a leggere i paper di uno studio naturalistico, di uno studio di conservazione, a interpretarlo, a capire se è fatto bene, se è fatto male, e poi a tradurlo, soprattutto in italiano, diciamo così, perché molto spesso appunto la letteratura scientifica è tutta quanta in inglese, ma a tradurlo, tra virgolette, in modo tale che sia comprensibile a tutti, anche a chi appunto non è laureato in scienze naturali, magari ha fatto una laurea umanistica e quindi non sa chi è il fratino o piuttosto che cos'è il figlio di mare, cioè nel senso è ovvio che non tutti sappiamo tutto, no? È giusto che sia così, che ognuno abbia dei suoi ambiti di competenza e che però quando si esce da quella competenza si lasci anche guidare da chi ne sa di più. E Certo. in questo senso credo che appunto in generale, i divulgatori, i giornalisti scientifici stanno facendo, insomma, tanti amici stanno facendo veramente un ottimo lavoro. In generale, tanti giornalisti magari spesso hanno non divulgatori scientifici, quindi che non si occupano magari di scienza, ma che si occupano di attualità, spesso magari hanno ribattuto o dato adito e diffuso notizie che poi invece, appunto, di basi scientifiche non ne avevano. E quindi questa è anche una distinzione perché spesso veniamo tutti accusati, no? No, certo, no, no, no. Cioè, forse Non dovremmo scegliere divulgatori bene la scientifici, ma fonte. sì, diciamo, in generale al cittadino è ovvio che ha tantissime fonti di informazione, dalle testate registrate a quelle non registrate. E poi però, diciamo, c'è una cosa, no? Cioè, se io, non so, vado in una panetteria, da un barbiere, da un parrucchiere, da quello che sia, se mi trovo bene, ci torno. Se capisco dopo un po' che invece quello mi sta truffando, vuoi sul prezzo, vuoi su, non lo so, perché mi ha fatto i capelli gialli e io invece li volevo castani, ovviamente non ci torno più. La stessa cosa se mi accorgo che un giornale o un blog a un certo punto ci sono tante notizie magari imprecise o addirittura false, è ovvio che o chiedo di più a quella testata, se mi piace davvero tanto per altri magari aspetti, oppure smetto di seguirla. Ma è la stessa cosa che magari accade, no? Banalmente sui social, a un certo punto se c'è qualcuno che ci sta Certo. antipatico o che non, insomma, che a un certo punto dice troppe scemenze, cose che non sopportiamo, tendiamo a non seguirlo. Chiaro. Allora, prima hai parlato di pulizia delle strade, come sai, perché ne abbiamo parlato in chat, faccio una incursione marina in questo gruppo che in realtà si occupa di montagna, però è un tema particolarmente scottante secondo me anche in Calabria, perché adesso si è dato il via alla pulizia delle spiagge, però non sempre viene effettuata correttamente. Addirittura leggevo, spero sia una fake, non lo so, che in Spagna le stanno pulendo con la candeggina. Io mi auguro che venga smentita questa notizia, No, perché purtroppo l'ho letta anche io e ho avuto lo stesso pensiero. Ho detto no, dai, ma non è possibile, cioè sarà una fake. speriamo. Invece è stata battuta da tantissime testate super autorevoli tipo CNN e BBC. E quindi no, purtroppo pare che sia vero. Ci sono state anche le scuse del sindaco, perché mi sembra che era una spiaggia vicino alla città di Cadice. E quindi insomma niente, purtroppo hanno fatto questo diciamo, disastro ecologico perché non ci sono altre parole, altri termini. Questo un po' viene sicuramente dall'eccessiva paura e dalla voglia di rassicurare i propri cittadini, no? Così come sono state pulite le strade, anche lì, cioè, diciamo, le strade ovviamente sono una colata di asfalto, però ci sono ovviamente degli insetti, Certo. insetti di cui magari si nutrono gli uccelli che vivono nei nostri parchi pubblici, nel giardino di casa nostra e così via. Per non parlare appunto di tutti gli insetti che magari in quel momento erano nell'aria e diciamo, diffondendo acqua e candeggina ovunque, no? Hanno diciamo, ammazzato anche loro. Però ecco, quando noi parliamo appunto di scienze naturali, in generale di scienza, al di là del fatto di capire che la candeggina non è un disinfettante che va bene per le strade, non è un disinfettante che va bene per le zampe dei cani. Io per esempio ho visto Sì. anche gente che puliva ossessivamente le zampe dei cani con la candeggina, ma soprattutto l'azione di sanificare le strade o di sanificare le spiagge è un'azione che non ha senso, che non ha fondamenti scientifici.
Non ha senso per un semplice motivo. Io non vado a leccare l'asfalto, diciamo, che non ho, diciamo, qualche strano vizio, però di solito io sull'asfalto cammino con le scarpe. Allora, al massimo, se proprio voglio essere super prudente, posso togliere le scarpe prima di entrare in casa e magari disinfettare quelle. Ma anche lì, anche se io arrivo a casa con le scarpe dove qualcuno, scusa il termine, ha sputazzato prima ed era infetto, ok? E io ci sono passata con le scarpe. Non è che a casa, anche a casa mia, lecco il pavimento di casa mia, cioè entrarci in contatto, a meno che poi, vabbè, magari non siano bambini molto piccoli che gattonano, allora lì è un altro discorso, no? Però in linea di massima è una cosa che veramente non ha alcun senso. Questo, tra l'altro, diciamo, un conto è applicarlo alle strade, un conto è applicarlo a un ecosistema come quello della spiaggia. Il fatto è che noi utilizziamo un po' le spiagge come fossero parchi giochi, centri di divertimento, eccetera. E questa è una cosa che ci portiamo dietro purtroppo da decenni. Tu considera che il primo turismo balneare è iniziato già nell'Ottocento, però era, no, limitato alle classi aristocratiche, alle classi abbienti, ed era il soggiorno a mare, magari per chi aveva problemi di tiroide, per prendere un po' di sole, no? Tutte queste storie qui, quindi aveva in qualche modo un potere curativo. E dopo, diciamo, la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, anche già durante il periodo diciamo fascista, no, in Italia, c'era Mussolini che organizzava un po' il tempo libero a tutti quanti. Tra le attività c'era anche quella di andare al mare. E con il boom economico che c'è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale, praticamente l'attività di balneazione è diventata uno dei, diciamo degli strumenti sia economici di rilancio del paese, perché ovviamente l'Italia è una penisola ed è piena di coste meravigliose, ed è diventata ovviamente anche una valvola di sfogo per tutti quanti i cittadini che finalmente potevano andare a mare, godere del mare, che è sicuramente una cosa bellissima. Io sono nata davanti al mare, quindi non potrei negare questa cosa, soltanto che da quel momento in poi abbiamo visto le spiagge soltanto a nostro uso e consumo, cioè non sono una distesa di silice abbiotica e su cui mettere l'ombrellone, l'asdraio, l'asciugamano e va bene così. Invece, fortunatamente, ci sono spiagge che ancora, in cui ancora resistono le dune, che siano dune fisse, dune mobili. Ci sono dune, per esempio, in alcuni posti come per esempio in Sardegna ci sono le dune di Piscinas che sono famosissime, sono delle colline, cioè sono alte 100 metri dal livello del mare, e ospitano per esempio anche il cervo sardo, oppure in Toscana ci sono le dune di Feniglia che ospitano anche un piccolo branco di lupi. Quindi ci sono magari animali che noi non immagineremo mai. Certo, se ho quella duna embrionale e a ridosso di una strada e di parcheggi in cemento, è ovvio che tra l'innalzamento del mare e l'erosione costiera, purtroppo quella spiaggia è soggetta, no, appunto ad erosione e quindi pian piano a scomparire. E anche questo, che noi molto spesso sulla costa abbiamo fatto tutte litoranee, quindi abbiamo messo un ostacolo alla propagazione, diciamo, interna anche della spiaggia. Quello che appunto spesso non si sa, e purtroppo l'abbiamo visto l'anno scorso con il tour anche di Jovanotti, è che per quanto sì, è consentita la pulizia anche con i mezzi meccanici, no? Ci sono ovviamente dei regolamenti per cui magari devono essere autorizzati prima dalla regione o insomma dal comune, infatti in alcuni orari. Certo, non sono la cosa ottimale, ok? Quindi su questo siamo chiari. Però è un'azione legale. Il problema subentra nel momento in cui nelle ultime spiagge naturali e seminaturali che abbiamo in Italia, giustamente ci sono degli altri abitanti che sono piante e animali che sono endemiche di quell'ecosistema, no? Noi abbiamo tutta la vegetazione psammofila che cresce soltanto appunto lungo le dune, lungo le spiagge, e proprio quelle piante che noi spesso magari chiamiamo erbacce, no? Perché tali ci sembrano, sono in realtà piante perenni, quindi sono paragonabili ad un albero e hanno radici talmente profonde che trattengono la sabbia lì sul posto. E questa non è un'azione banale, sia per
perché come dicevamo prima, purtroppo anche con il cambiamento climatico, no, abbiamo l'innalzamento del livello del mare, ci sono le mareggiate che portano via la sabbia e anche noi umani, una volta che andiamo in spiaggia, magari non ci facciamo caso, ma sotto le ciabattine, sotto i piedi, sotto le asciugamani, sotto le borse che mettiamo sulla sabbia, portiamo via tantissima di questa sabbia, quindi contribuiamo a questa erosione. Che cosa succede? Che se queste piante ci sono e noi non le strappiamo, lasciamo anche che cadano i nuovi semi e che quindi abbiano la possibilità di crescere, magari facendo una pulizia a mano e non con il mezzo meccanico, abbiamo la possibilità di far crescere la duna e che questa attutisca appunto l'erosione della spiaggia. Se questo non accade, e noi invece continuiamo e perduriamo a fare pulizia con mezzi meccanici, levando tutte quelle che appunto vengono erroneamente chiamate erbacce, ma che sono piante anche appunto non solo endemiche, ma anche protette da diverse leggi, tra cui la direttiva Habitat. Che cosa succede? Che magari siamo costretti a fare dei ripascimenti, quelli che vengono chiamati ripascimenti, no? Cioè di immettere nuova sabbia, e lì c'è innanzitutto un costo che viene sostenuto dal comune e quindi dai cittadini. Quindi io mi sto danneggiando da solo due volte. Prima perché voglio la spiaggia pulita e poi mi porto anche inconsapevolmente la sabbia a casa, o magari sono turista e mi porto appositamente la boccettina da riempire di sabbia come souvenir. La seconda cosa, diciamo, subisco la beffa perché poi le tasse che pago servono per rimettere altra sabbia e c'è sia un problema proprio paesaggistico, cioè ci vengono fatte insomma delle valutazioni per cui la sabbia che viene messa deve avere la stessa grana, deve avere lo stesso colore e quindi ovviamente ci sono anche delle operazioni abbastanza tecniche e poi nel momento in cui io vado ad aggiungere questa sabbia, ovviamente soffoco quello che già c'era sotto, quel poco che poteva essere rimasto. E spiagge, insomma, che appunto sono naturali o seminaturali, lo dicevo prima, sono comunque protette a livello comunitario, quindi dalla direttiva Habitat, e ci sono tutta una serie di prescrizioni anche per gli abitanti, quindi sia animali che piante, quindi sia flora che fauna. Per esempio, uno dei motivi, no, su cui si batteva tanto l'anno scorso, sempre per il famoso Java Beach Party, è che proprio la direttiva Habitat, che poi viene recepita da diverse leggi italiane, dice esplicitamente che è vietato non solo schiacciare nidi, rubare le uova, quindi diciamo un'azione molto diretta, ma anche perturbare questi animali nel momento, quindi dargli fastidio in qualche modo, fosse anche Chiarissimo. solo con il rumore, appunto nel periodo di riproduzione e anche di migrazione. Ok? Tra l'altro, insomma, in generale, lì c'erano poi tante altre cose, no? Entrate in gioco, perché per esempio alcune spiagge avevano la posidonia. E anche quella, anche per esempio, non so se ti è mai capitato, penso di sì, ma tante volte no, finiscono, arrivano quelle specie di Sì. striscioline marroni, un po' Che danno quadratine, fastidio a tutti, ma che danno sono in fastidio a tutti, realtà. che sono le foglie delle posidonie, oppure Certo. addirittura le palline, quelle specie di Sì, palline che sono, si chiamano egagropoli, come? Sì. esatto, e agropili, che sono in realtà fatte, sono le radici, i rizomi delle posidonie che poi col frondoso, ovviamente quando magari la pianta è già morta o comunque viene strappata per una forte mareggiata, eccetera, con il motondoso arrivano a Si formarsi queste appallottolano. palline che arrivano appunto a riva e vengono chiamate anche spesso polpette di mare, insomma ci si scherza anche un po' su, però quando noi andiamo a mare non. Queste alghe, che spesso chiamiamo alghe in modo dispregiativo, che invece è appunto la posidonia, anche lei, Certo. poverina, è una pianta, Certo. anche là quindi c'ha tutto, foglie, fiori, frutti, rizomi, eccetera, la vogliamo pulita, magari perché ci danno fastidio anche i talitri, che sono le famose pulci di mare, che a volte no, vedi Certo. saltare su queste alghe, che in realtà contribuiscono poi alla formazione stessa della sabbia. Nel senso che anche il materiale vegetale decomposto va ad arricchire la componente inorganica di silice, insomma, che compone la spiaggia. E la nostra voglia appunto di avere una cosa quanto più abbiotica Pulita, ma possibile, non pulita, è. cioè vogliamo quello che è un sogno praticamente, cioè una spiaggia pulita, disinfettata anche a volte con la candeggina come hanno fatto in Spagna, perché dobbiamo essere sicuri, però poi quando andiamo a mare ci fa piacere magari se ci mettiamo la maschera e vediamo i pesci o
o se vediamo il granchio o se vediamo altri animali marini. E queste sono due cose inconciliabili. Cioè le praterie di Posidonia, tra l'altro che ovviamente si formano sott'acqua, insomma, ovviamente ospitano, si dice, rappresentano l'ecosistema climax, no? Quindi all'apice, diciamo, dell'evoluzione di un ecosistema, quindi lo sviluppo maggiore che possono raggiungere gli ecosistemi marini nel Mediterraneo è arrivare a una prateria di Posidonia, che ospita ovviamente una serie infinita di animali, dai pesci ai crostacei famosi, i cavallucci marini che adorano tutti quanti, la pinna nobilis, per esempio, che ormai è diventata introvabile, quindi che è il mollusco bivalve, insomma, più grande che abbiamo nel Mediterraneo, e soprattutto anche le praterie di Posidonia, proprio per i rizomi che hanno sotto la sabbia, contribuiscono ad arginare la potenza delle mareggiate e quindi a fare in modo che la spiaggia venga erosa di meno. E anche Certo. quelle alghe che noi chiamiamo alghe, se sono invece di Posidonia che arrivano in spiaggia, fanno un po' come da coperta, da cuscinetto, Sì. no? Se vogliamo. Quindi assorbono prima loro l'impatto dell'onda e lasciano trascinare via al mare meno sabbia. Io spero, insomma, che prima o poi arriviamo a depredare meno questi posti. Come dicevi tu, purtroppo purtroppo, insomma, giustamente, ci avviciniamo alla stagione balneare, c'è tanti lavori, insomma, sono stati bloccati, si è dato il via alla pulizia delle spiagge. Quello che è stato fatto, da parte del Comitato Nazionale di Conservazione del Fratino, che è un gruppo che riunisce diverse associazioni che si occupano appunto di tutela ambientale, di ornitologia, eccetera, è quella di chiedere insomma, in generale al ministro, a Costa, ma a una serie di altri organismi, di ritardare un attimo questa pulizia per consentire il censimento più organico dei nidi di Fratino, ma anche di tante altre specie come le beccacce di mare e i fraticelli, che in questo periodo ovviamente hanno nidificato un po' ovunque, cioè mentre prima in qualche modo noi già a Pasquetta avevamo fatto la gita in spiaggia il 1º maggio, no? Già avevamo in qualche modo occupato nei primi weekend di sole le spiagge e le operazioni magari anche appunto di pulizia delle spiagge erano già state fatte. Adesso con il coronavirus tutti quanti chiusi in casa, ovviamente queste operazioni sono state ritardate e gli animali che normalmente vengono qui a nidificare hanno avuto più spazio dove potersi mettere, insomma, più spazio per poter scegliere dove fare il nido. Io spero veramente che a un certo punto arriveremo a coesistere, perché poi, cioè, non ci vuole molto, ci vuole un po' di tolleranza da parte nostra di avere anche gli agroropili, un po' di foglie, di alghe, di non strappare le erbacce, di fare più caso al semplicemente sbatterci meglio i piedi, pulirceli meglio, non quando siamo arrivati ormai al parcheggio in Sì. macchina, ma Sì. prima. E appunto in questo modo potremmo avere ancora delle spiagge accettabili, altrimenti questi poi Soprattutto il pezzettini concetto rimangono. di pulizia deve essere forse spiegato Sì, meglio. esatto. Perché, Non è, cioè, cioè non è diciamo, sporca la appunto. Posidonia, troviamo la Sì, Posidonia lì, non vuol dire che esatto. una sia, anzi, magari è Esatto. un. La pulizia dovrebbe essere fatta per i rifiuti che lasciamo noi, che anche lì Esatto, apriti sì. cielo, si trae mozziconi di sigaretta, piuttosto che plastica varia, no? Eccetera. E quindi ecco, insomma, che si faccia la pulizia a mano dei rifiuti lasciati dall'uomo, perché sono l'unica cosa da pulire, il resto non c'è da pulire, insetti, Certo. vegetali vari e quant'altro. Senti, Anzi, nelle nostre coste passa a volte la tartaruga, giusto? Lo scrivi pure tu, sì, senza confini. tantissime tartarughe, in generale le caretta caretta non sono le più diffuse sulle nostre coste, sulle coste italiane, in particolare voi in Calabria, no? Ce ne avete tantissime, ma anche in Campania. E poi abbiamo anche le tartarughe verdi. Le tartarughe in generale sono ovviamente dei migratori eccezionali, e in particolare tu pensa che quasi la metà praticamente dei giovani che abbiamo nel Mediterraneo di caretta caretta in realtà non sono nati nel Mediterraneo, ma sono nati in Florida. Quindi Clamoroso. fanno un viaggio pazzesco.
In Florida, diciamo, vabbè, c'è la popolazione più grande di tartarughe caretta caretta, quindi della tartaruga marina comune. E questi piccolini intraprendono un viaggio di 16.000 km, quindi si fanno tutto il nord dell'Oceano Atlantico. Molti di questi entrano nel Mediterraneo, fanno i loro giretti e poi tutti dopo 15-20 anni, quindi stiamo parlando di un tempo comunque lunghissimo, quando arriveranno diciamo, a diventare appunto degli adulti maturi sessualmente, torneranno ad accoppiarsi su delle spiagge dove sono nati. Si accoppiano ovviamente a largo e poi soltanto non le femmine risalgono sulle spiagge. Ed è uno dei motivi, per cui diciamo, noi dovremmo cercare anche, no, di tutelare le nostre coste, perché in generale le tartarughe marine già hanno una serie di problemi, dalla pesca, perché ovviamente per quanto possa, magari alcuni no, non lo sanno, però sono organismi che salgono in superficie per respirare, cioè hanno polmoni, ok? Quindi rimangono incastrate spesso magari nelle reti da pesca, e affogano. Possono essere prese all'amo, ovviamente c'è tutto il problema dell'inquinamento della plastica. Da poco, tra l'altro, è uscito uno studio. Noi abbiamo sempre, no, l'immagine della tartaruga un po' cecata, poverina, che scambia la busta di plastica galleggiante in mare per la medusa. Invece, pare che non ci sia soltanto la vista a trarre in inganno, ma anche l'olfatto, quindi che in pratica la plastica che arriva in mare dopo un po' inizia a decomporsi, si attaccano vari batteri, alghe, eccetera, e rilascia un odore che è il dimetilsolfuro, un odore diciamo di zolfo, che è lo stesso odore che rilascia il krill quando viene mangiato dai pesci. E quindi loro pensano che è una zona pescosa, insomma, pensano che sia un pesce, appunto una medusa, e lo sentono diciamo appunto dall'olfatto. Dicevo perché è importante per le tartarughe tornare alla stessa spiaggia. Loro, innanzitutto fanno una cosa fantastica, cioè appena nascono, appena schiudono dall'uovo, non solo, vabbè, poverine, insomma, devono trovare la direzione giusta per arrivare in mare, devono evitare predatori, volpi, gabbiani, insomma, a seconda della zona del mondo dove ci troviamo, perché poi sia la tartaruga caretta caretta che la tartaruga verde sono comunque specie cosmopolite, sono diffuse comunque in tutti i mari tropicali e subtropicali, ma quello che fanno, che è fantastico, è che subiscono un imprinting, cioè l'imprinting, no, è quello che studiava Conrad Lorenz. Non so se qualcuno, magari anche di chi ci sta ascoltando, ha letto L'anello di Re Salomone con Locca Martina. L'imprinting non è altro che un apprendimento che è irreversibile, quindi io quella cosa non la dimenticherò mai più per tutta la mia vita, che avviene soltanto in alcune fasi molto precoci della vita. E loro subiscono un imprinting magnetico, cioè ricordano le coordinate magnetiche della spiaggia su cui sono nate. E se appunto se le ricordano per tutta la vita, per cui quando raggiungeranno la maturità sessuale torneranno lì e così negli anni a venire. Perché questa cosa è fondamentale? Cioè perché loro tornano per forza più o meno sulla stessa spiaggia e non vanno una volta a nidificare in Italia, una volta vanno in Spagna? Perché sono sicure che se sono diventate adulte, cioè sono sicure, insomma, capiscono, insomma, che se sono diventate adulte, e in un percorso difficilissimo, cioè comunque considera che su un migliaio di uova, cioè come dice la canzone, veramente una tartaruga diventa adulta, quella spiaggia le ha offerto delle garanzie migliori che ci possono essere, che significa appunto avere pochi predatori, poco disturbo antropico, perché per esempio un'altra cosa che le distrae tantissimo è l'illuminazione sul retro delle spiagge, quindi appunto tutti i bar, ristoranti, discoteche che ci sono lungo le spiagge in attività notturna, diciamo le tartarughe, i piccoli tartaruga arrivano al mare cercando qual è il riflesso della luna sul mare. Se però quando nascono di notte vengono abbagliati dalle luci, che invece appunto di attività antropiche, si possono sbagliare e si possono dirigere invece nell'altra direzione, quindi non verso il mare. E quindi niente, appunto, dicevo, per le tartarughe marine è fondamentale tornare sulla stessa spiaggia perché sanno di poter avere le garanzie, insomma, massime, no? Di cure parentali. E quella è la loro cura parentale, cioè scegliere ogni volta la stessa spiaggia. Poi Cioè la appunto le spiaggia uova le diventa la loro mamma, che in realtà non vedono Sì, mai. esatto, non la vedranno mai. E
E poi c'è anche un'altra cosa, no? Che spesso non viene detta nelle tartarughe marine, in particolare della caretta caretta, che non è che loro fanno un solo nido e basta, ma escono più volte, magari ogni 10-12 giorni, a fare una nuova covata. Quella covata può anche essere fatta su una spiaggia vicina, perché può essere anche che all'emersione loro innanzitutto fanno una serie di prove. Sondano, cioè, dicono: ok, questa spiaggia l'ho lasciata 20 anni fa, vediamo se è ancora buona, se è come me la ricordo io. E se, diciamo, ci sono buone possibilità, depongono appunto le centinaia, 100, 120 uova, altrimenti si ributtano in mare. Comunque fanno una serie di, diciamo, di test, di prove, e ogni 10-12 giorni nel periodo riproduttivo possono deporre una nuova covata, o sulla stessa spiaggia o su spiagge vicine, ma vicine anche nel raggio di 50 km, di 60 km. Quindi il fatto che, per esempio, si dica sì, su questa spiaggia non possiamo fare il concerto, possiamo sfondarla con le ruspe, tanto la tartaruga nidifica nella spiaggia a fianco, è un po' una sciocchezza, perché magari quella tartaruga lì non ci è venuta a nidificare perché ti ha Certo. visto mentre eri lì, no, non perché non è una spiaggia buona per proprio lo stesso individuo. Quindi a volte no, la natura la guardiamo anche spesso con dei compartimenti stagni. E poi un altro Fra una grandissimo cosa problema. che sì. No, No, finisci, finisci. vabbè, era per finire, c'è un altro grandissimo problema che hanno le tartarughe marine, il cambiamento climatico, non lo diresti mai. Ma diciamo loro dall'uovo, diciamo, se il sesso del nascituro sarà maschio o femmina, viene deciso in realtà dalla temperatura di incubazione. Ti stavo E chiedendo proprio sotto. questo, sì. Perché è una cosa curiosissima. Sì, però è una cosa che succede in tantissimi rettili e ti dirò di più anche negli anfibi. Cioè, per esempio, le rane, rospi, eccetera, no? Che da girino si trasformano appunto in adulto, in rana o rospo, anche la metamorfosi viene accelerata se l'acqua inizia a surriscaldarsi. La stessa cosa può succedere, lì diciamo si tratta appunto di un processo di metamorfosi, non influisce sul sesso, ma per tanti rettili invece è la normalità. Come appunto per le tartarughe marine, loro depongono scavano questa buca, no? Fai conto come se fosse proprio una specie di enorme uovo, dentro ci depongono le 100-120 a seconda della specie, di queste uova. Ora, se al centro di questa camera di incubazione ci sono circa 29 gradi, vuol dire che al di sotto dei 29 gradi, quindi a una temperatura più bassa, nasceranno maschi, e al di sopra dei 29 gradi, a una temperatura più calda, nasceranno femmine. In questo modo, se io questi 29 gradi ce li ho al centro, sono sicuro che diciamo, al mondo, metto al mondo Un 50% corpo. di maschi e 50% di femmine, quindi mantengono quella che è la sex ratio, quindi la distribuzione dei sessi. Con il cambiamento climatico, che cosa succede? Che stanno aumentando tantissimo le temperature ed alcune popolazioni, in particolare quelle che nidificano in Oceania lungo la barriera corallina, purtroppo anche quest'inverno, no, con tutti gli incendi che abbiamo visto in Australia, sappiamo purtroppo che è una delle aree del mondo che si sta riscaldando più in fretta. E appunto lì che cosa succede? Che le tartarughe marine nascono in proporzione sempre più femmine rispetto ai maschi. Perché basta che al centro della camera di incubazione non ci siano 29 gradi, ma ce ne siano 30 e mezzo, quindi 1 grado e mezzo in più, che vuol dire che alla base ci sono già 29 gradi e quindi tutte le uova daranno vita a delle tartarughe femmine. E per cui ci sono popolazioni in cui addirittura i nuovi nati, quindi i giovani così, sono il 99% femmine. E poi c'è la classe di immaturi che magari sono il 98% femmine, quindi è ovvio che, cioè, mentre gli adulti Certo. sono tipo all'80%, ma è ovvio, insomma, che purtroppo quelle popolazioni in particolare sono destinate a, non dico a scomparire nell'arco di poche generazioni, ma quasi. Lì fortunatamente noi possiamo rimetterci mano, nel senso che se il nido viene censito si possono ovviamente prelevare le uova e incubarle in modo tale che possano schiudere maschi e femmine in proporzioni uguali. Però è ovvio che è un intervento anche lì costoso, insomma, ci metti due volte le mani, no? Cioè, Certo. sarebbe meglio limitare il cambiamento climatico perché poi vabbè, Assolutamente. lì si apre un'altra parentesi
enorme che ovviamente non comprende soltanto i migratori, comprende tutte le specie di piante e animali e comprende ovviamente anche noi. Certo. Francesca, ci stanno arrivando delle foto di rospi, ne abbiamo viste diverse in questi giorni, di rospi, con a cavalluccio un altro rospo sopra. Che cosa vuol dire? Che stanno Allora, facendo? vuol dire che i maschi sono molto furbi perché si fanno trasportare dalle femmine, che sono più grosse. Sono, credo, in questo periodo molto probabilmente sono i rospi comuni che sono anche quelli più diffusi e stanno migrando alle pozze o agli stagni, insomma, anche nei fontanili, si riproducono appunto per riprodursi. Che cosa succede? Che loro passano l'inverno in uno stato di ibernazione, quindi magari trovano un nascondiglio anche abbastanza umido dove trascorrere l'inverno. Quando arriva la primavera, in particolare, loro sono precisissimi su due cose, cioè la temperatura di notte non deve scendere al di sotto dei 6 gradi centigradi per 40 giorni consecutivi e ci devono essere almeno 9 ore di luce al giorno. Quando ci sono questi due fattori, loro escono dal nascondiglio. Quindi anche per questo ti fa capire magari che in Italia questa migrazione può avvenire in un periodo diverso. Non dell'anno, ma magari può iniziare da una parte 10 giorni prima, da una parte 10 giorni dopo, no? A seconda della latitudine, a seconda dell'altitudine. Quando ci sono appunto questi due fattori, loro escono dal sito dove hanno passato l'inverno e compiono questa migrazione che può arrivare intorno ai 500 metri, 600 metri. Quindi loro passano l'inverno in un posto che è abbastanza Sì. vicino al sito dove poi si riproducono e sono fedeli, come le tartarughe, cioè stessa cosa. Fedeli al ciclo di riproduzione, cioè l'80% dei rospi comuni si riproduce dove è nato. In questo passaggio, diciamo, in questa migrazione, molto breve comunque, molto spesso i maschi si aggrappano direttamente perché sono più piccoli, si aggrappano alle femmine che invece sono più grosse, si lasciano trasportare lì ed è come se dicessero questa è mia, cioè, diciamo, poi lì, vabbè. I rospi sono anche abbastanza brutali, cioè capita che per esempio affoghino le femmine per tentare di accopparsi, perché c'è questa cosa, no, che si chiama amplesso ascellare, del motivo per cui tu li vedi a cavalluccio, cioè loro si aggrappano proprio con delle specie di calli che hanno sulle zampe alle femmine e ovviamente la deposizione delle uova avviene in contemporanea al rilascio dello sperma in acqua, perché poi le uova appunto diciamo, cresceranno in acqua e da lì appunto spunteranno i girini. E quindi diciamo fanno questa migrazione, come dicevi tu, sulle spalle delle femmine, letteralmente, perché a volte appunto può capitare che più maschi purtroppo affoghino una femmina. Quando poi dopo le femmine appunto depongono circa 10.000 uova, insomma sono veramente tante in questi specie di cordoni gelatinosi, gli adulti, diciamo dopo l'amplesso, insomma dopo la riproduzione, in realtà trascorrono l'estate mangiando mosche, larve, mosconi, insomma insetti vari, anche a 3 km di distanza da questo sito. Quindi lì continuano, diciamo, questa migrazione anche un po' più, spostandosi insomma un po' più in là, mentre per circa i 2 o 3 mesi poi di fine primavera, inizio estate, le uova si svilupperanno e daranno vita appunto ai girini. Come ti dicevo prima, anche lì la temperatura può influenzare la durata della metamorfosi. Ed è una cosa fantastica, secondo me, capire che il girino nasce erbivoro, è un erbivoro brucatore e ha le branchie, e alla fine della metamorfosi, invece, a parte perdere la coda e mettere le zampe, e le rane mettono prima le zampe posteriori, ma cambierà completamente l'alimentazione perché diventano carnivori, si nutrono prevalentemente di insetti e poi soprattutto diciamo, le branchie si riassorbono e invece metterà i polmoni, quindi c'è proprio una trasformazione incredibile. E in questo caso anche lì diciamo, i rospi in generale sono dei poveri malcapitati perché in queste migrazioni primaverili, soprattutto anche poi quella dei rospetti piccoli, quindi già metamorfosati, verso i siti di svernamento, avviene il massacro, perché spesso magari in questi 500 metri devono attraversare una strada e lì apre cielo perché poi si vengono scamazzati, insomma, a più non posso.
E diciamo che in Italia fortunatamente ci sono tante associazioni che poi magari si mettono con tanta pazienza e magari bloccano per quel periodo, per quella notte la strada, aiutano proprio letteralmente i rospi ad attraversarla, quindi li Attraversarla. prendono proprio in mano e li spostano. E anche lì, diciamo, io non consiglio di farlo così, diciamo, da liberi cittadini per due motivi. Innanzitutto perché i rospi in generale possono avere, diciamo, la pelle possono rilasciare delle secrezioni un po' irritanti, soprattutto se magari dopo non ci facciamo caso, prendiamo l'animale e poi magari ci tocchiamo gli occhi, eccetera. Ma soprattutto possiamo fare un grossissimo danno a loro, perché come sappiamo, diciamo, la loro pelle respira. Noi abbiamo delle mani molto calde rispetto alla loro temperatura corporea, quindi potremmo quasi ustionarli, insomma, quasi una tortura, insomma, per loro rimanere sul nostro palmo delle mani. E soprattutto possiamo trasmettergli batteri e funghi, perché semplicemente non ci siamo lavati le mani o perché tra un individuo e l'altro, no, toccandone vari in serie, possiamo passargli delle malattie. Quindi è un'operazione che consiglio di fare. Ovviamente a chi se ne occupa, magari si può partecipare, insomma, si viene istruiti appositamente su come fare, bagnandosi le mani, mettendosi guanti, eccetera. Però Certo. ecco, la cosa, diciamo, parte fargli le foto e cercare di non scappare, di non schiacciarli con le auto. Poi, sai, diciamo che appunto noi in Italia, ecco, così come la stessa cosa per le spiagge, cioè in altri paesi non c'è questo affronto, tra virgolette, alla natura. Cioè, in tanti altri paesi, anche d'Europa, per esempio, gli stabilimenti balneari sono removibili, non sono fissi. Così come si sa che c'è quel nido di riproduzione dei rospi comuni o dei rospi smeraldini, e il comune fa mettere le transenne per quelle tot notti, e di lì non si passa, fine. Invece da noi sembra sempre un'operazione un po' strana, Sì. ma come non posso passare perché devono passare i rospi? Oppure addirittura si fanno anche dei sovrapassaggi o dei sottopassaggi. In alcune città d'Italia sono stati anche realizzati, però appunto sempre sotto pressione ovviamente di associazioni, magari di erpetologi o comunque di naturalisti che se ne occupavano, o sulla base di qualche progetto, magari LIFE o comunque qualche progetto della regione. Però ecco, nel sentire comune dei vari cittadini di solito non c'è questa attenzione. Ascolta, abbiamo un po' di tempo, quindi approfitto della tua gentilezza, perché insomma nel libro ci sono trovate tutte le storie che Francesca ci sta raccontando. Però una che mi ha veramente colpito tantissimo è quella delle migrazioni delle farfalle, cioè questi esserini così leggeri, però, caspita, così Beh, forti. sì, ci sono tantissime specie di farfalle che migrano, anche di falene, e ovviamente le più conosciute, anche forse le più belle, oserei dire, no? Sono le farfalle monarca, che sono tutte già arancioni, bianche e nere, insomma, hanno dei disegni molto particolari. E loro fanno una migrazione che è come se fosse una corsa a staffetta, diciamo che viene completata nell'arco di più generazioni. E a fine estate, quindi diciamo fine agosto, nasce questa generazione molto particolare che si chiama generazione Matusalemme, perché ha il privilegio di vivere 8 mesi, mentre la vita media delle altre farfalle è 2 o 3 settimane, e ovviamente come adulte, perché poi il ciclo ovviamente di sviluppo, no, da larva, eccetera, dura molto di più. Queste farfalle Matusalemme si mettono in viaggio verso sud, quindi partono dal confine Stati Uniti-Canada, su a nord, e scendono verso sud e ci arrivano insomma, più o meno intorno alla fine di ottobre, inizio novembre, primi di novembre, e lì si fermano per passare tutto l'inverno. Si fermano tra l'altro dando vita a uno spettacolo pazzesco, perché sono milioni e milioni di individui, tutti concentrati in alcuni siti boschivi del Messico. E su cui si appoggiano, no? Su tutti quanti i tronchi, e passano l'inverno in una specie di letargo che viene chiamato diapausa, quindi rallentano tantissimo il loro metabolismo, il loro battito cardiaco. A fine febbraio si risvegliano, si accoppiano e depongono la prima nuova generazione.
E il viaggio verso nord poi invece sarà completato da altre tre generazioni, quindi dai figli della generazione Matusalemme, dai nipoti e dai pronipoti. E poi in questo viaggio loro seguono fondamentalmente anche, si orientano, no? Anche seguendo il corso dei fiumi, ma soprattutto quelle che sono le loro piante nutrici, che si chiamano milkweed in inglese, sono queste piante che fanno queste infiorescenze tutte quante bianche e ovviamente loro, diciamo, le piante nutrici sono essenziali, sia perché appunto sono quelle dove depongono le uova, dove si sviluppa la larva, quindi il bruco e dove il bruco poi fa la crisalide, ma soprattutto perché sono ricche di carotenoidi che le danno appunto quel colore arancione e anche di alcuni alcaloidi che invece le rendono tossiche, perché le fa questo colore, diciamo arancio nero, è un po' come quello delle nostre vespe, no? Si dice che è aposematico, cioè avverte il predatore della tossicità o comunque della, diciamo, della poca commestibilità dell'esemplare. E quindi insomma sono essenziali. Purtroppo anche lì, vabbè, c'è tutta un'altra storia poi anche che racconta nel libro, nel senso che anche lì sono minacciate sia dal cambiamento climatico, sia dallo spargimento di pesticidi, quindi dal calo di queste piante, diciamo che sono piante comunque selvatiche, e la loro migrazione poi viene ovviamente seguita anche lì un po' come quella degli uccelli, tramite dei piccoli adesivi circolari che vengono messi sulle loro ali, che hanno, diciamo, un codice alfanumerico anche lì, un po' come quello degli anelli, no? Che vengono messi alle zampe degli uccelli per poterle riconoscere e rintracciare il loro percorso. Senti, ma quindi concludendo, perché gli animali migrano? Chi glielo fa Bene, fare? Una esatto, glielo faticaccia. Mettersi in viaggio è molto rischioso, no? Cioè, si può morire per tantissimi motivi e ovviamente si va proprio incontro al pericolo, diciamo. Non si mettono in viaggio perché sono spericolati, ma si mettono in viaggio perché la maggior parte dei migratori vive o in delle aree dove a un certo punto, diciamo, hanno una forte stagionalità, per cui a un certo punto dell'anno quell'area non è più abitabile, non è più vivibile, perché magari manca il cibo, perché fa troppo freddo, perché fa troppo caldo, quindi sono costretti a spostarsi, oppure come le tartarughe citate prima, o come anche i salmoni, la loro vita adulta diciamo, si svolge, no? In un ambiente che è completamente diverso da quello in cui invece deve nascere, che sia l'embrione, che sia l'uovo, che sia diciamo, appunto l'uovo magari dei salmoni. E quindi diciamo, sono costretti a mettersi in viaggio. Nel libro ho scritto una frase che poi magari spesso viene ripresa e viene adattata, tra virgolette, anche alle migrazioni umane, che appunto i migratori si devono mettere in viaggio, sono obbligati a farlo, per loro è una necessità e si mettono in viaggio andando incontro ad una morte probabile per sfuggire a una morte certa. E loro sanno che purtroppo restare fermi non è la soluzione, non sono adattati a restare fermi perché poi ci sono tantissimi magari uccelli anche non stanziali, altrettanti sono migratori, quindi uno magari si chiede, dice, ma perché questi si mettono in viaggio e questi altri no? Semplicemente nell'arco dell'evoluzione i migratori hanno trovato vincente la strategia di spostarsi, per cui anche il viaggio, nonostante la fatica, nonostante i predatori, nonostante i mille pericoli che affrontano, è comunque sempre più vantaggioso rispetto al restare fermi. Quindi i costi non sono mai, diciamo, tali da superare i benefici, ci sono sempre più benefici. Chiarissimo, va bene Francesca, ti ringrazio. Consiglio a tutti i nostri follower Senza Confini, edito da Codice. Ti ringrazio tantissimo per la bella chiacchierata. Grazie Grazie, grazie a tutti, seguiteci sui nostri social. Ciao, ciao. a te. Ciao a tutti, grazie per aver seguito. Ciao.